Partas. Vorrei rispondere a quanto detto dalla seconda oratrice in merito a legislazioni che, come abbiamo già accennato in precedenza, sono effettivamente già presenti, ma queste legislazioni sono volte a limitare la possibilità del verificarsi di crimini quali sono accennati appunto in precedenza, cyberbullismo, diffamazione, appunto esse non sono forme di libertà d'espressione, mentre noi siamo qui oggi per parlare della possibilità di legiferare per limitare la libertà d'espressione di internet, ma queste non sono forme di libertà d'espressione, cyberbullismo, diffamazione. Le leggi che abbiamo già citato appunto sono leggi volte proprio per questo, questi sono aspetti che in realtà in questo momento non dovremmo affrontare per via del fatto che si tratta appunto di legislazioni volte a limitare la possibilità di questi crimini di diffondersi. La libertà d'espressione invece è un diritto, o almeno lo dovrebbe essere in una civiltà evoluta come la nostra, la libertà di esprimersi liberamente attraverso la parola. Oggi sul web, su numerose piattaforme digitali, sono presenti sistemi di censura di vario genere che non permettono questa libertà d'espressione, e questa forma di censura non può che essere definita primitiva. Infatti esistono sistemi, per esempio, di algoritmi per limitare la possibilità di un'eventuale offesa volta agli utenti della rete. Gli algoritmi sono sostanzialmente delle funzioni matematiche che vanno in modo del tutto arbitrario, in un certo modo, a limitare la possibilità di utilizzare vocaboli come, per esempio, scemare. Scemare ha una radice in comune con scemo. Ciononostante, i due termini hanno completamente un significato diverso. Perché eliminare la parola scemare ritenendola offensiva quando in realtà il suo significato è completamente opposto a quello del verbo del sostantivo o aggettivo scemo? Queste ovviamente sono delle limitazioni della libertà d'espressione che vanno a danneggiare la nostra lingua e a insultare in un certo modo il nostro intelletto di esseri umani pensanti. Peraltro vorrei ancora portare l'attenzione sempre appunto sulle libertà d'espressione, libertà d'espressione che si può manifestare in campo artistico, per esempio, e che oggi potrebbe essere considerata, le forme appunto d'arte che spesso circolano sulla rete, potrebbe essere considerata volgare. Ma quanto spesso nella storia opere d'arte considerate volgari oggi, come per esempio la Cappella Sistina, i nudi della Cappella Sistina vennero censurati in un certo modo, portando un danno irrimediabile a quest'opera. Eppure oggi non vengono in alcun modo ritenuti volgari i nudi d'arte. Allo stesso modo, forme che potrebbero essere oggi ritenute volgari, un tabù, un giorno potrebbero invece essere ritenute una forma d'arte.